state portando questa Coppa Davis, anche se in miniatura, ma anche quella grande in giro per l'Italia, che soddisfazione è, lo ricordava lei, dopo 47 anni essere tornati sul tetto del mondo? Una soddisfazione straordinaria, ricche emozioni, ed è doveroso, oltre che sentito, portare questa Coppa in giro per l'Italia, perché questa Coppa è stata vinta da un intero movimento, da 4.000 circoli, da 13.000 insegnanti, più di 6.000 dirigenti. Questa è la Coppa di tutto il movimento tennistico italiano, perché è frutto del lavoro di un sistema, è frutto del lavoro di una squadra. E quindi essere qui al Circoletto dei Laghi, proprio perché tra poche ore inizieremo il corso di aggiornamento per gli insegnanti e dirigenti, era doveroso e sentito. E quindi questa Coppa Davis è la Coppa di tutto il movimento tennistico italiano. La Coppa Davis, lo diceva lei, Jannik Sinner che torna a vincere uno slam dai tempi di Panatta al maschile, ovviamente. L'effetto Sinner e l'effetto Davis comunque sul movimento italiano, quanti nuovi ragazzini e ragazzine ci sono che vogliono cominciare a giocare a tennis? Beh, Jannik Sinner è la ciliegina su una torta, ma una torta che è stata costruita con grande perseveranza di raggiungimento di obiettivi. Quindi Jannik Sinner è il traino sicuramente di tutto il movimento, ma non dimentichiamoci di Matteo Berrettini, di Marco Cecchinato che ha fatto semifinale a Parigi pochi anni fa, di Lorenzo Musetti, Sonego, Arnaldi e adesso i Cobolli, Passaro. Beh, questo sta a significare che c'è stato un sistema costruito con la passione e la perseveranza di molti insegnanti.